Che bella voce sto spot. Borgontico, ristorante Borgontico, dove, come dice lo spot, potete trovare comunque la cucina tradizionale, la cucina della zona, e quindi chi ha voglia di poter apprezzare da vicino, non soltanto andando a curiosare, ma proprio organizzando una festa, Borgontico è a vostra disposizione. Come sono invece in compagnia in questo momento, vi dicevo, grandi voci, grande musica e anche grandi balletti. Infatti sono in compagnia di una coppia di amici che adesso andiamo a conoscere da vicino. Tu ti chiami? Elisa. Elisa. Mattia, l'Elisa dovrebbe essere la femmina e Mattia il maschio, e di conseguenza, sì, quindi per conoscervi più da vicino, voi da dove venite? Da Novara. Ah, quindi, oh, finalmente, una coppia che viene da Novara, dico finalmente perché vengono tutti da fuori da Novara, è abbastanza difficile. Anzi, quasi centro, quindi. Quasi centro, infatti voi che siete di Novara quasi centro sono quelli che sono riusciti ad arrivare all'ultimo momento, proprio tre minuti alle sei, non so se siamo riusciti a caricare il pezzo, tutto in diretta, quindi poi vediamo se riusciamo a mandare il pezzo, perché voi dovete ballare. Il primo pezzo che ci ballate cosa sarebbe? È una salsa. Una salsa. Che è un ballo tradizionale del, sì, del mondo. Diciamo la salsa portoricana, che è un po'. Del latinoamericano. Sì. Sì. E tanto che balli tu con lei? Un paio d'anni. Un che paio balliamo d'anni. Assieme. Sì. Sì. Siete già, quindi vi siete fidanzati? No. Cioè, dopo due anni tu non sei ancora riuscito a fidanzarti con lei? No, niente. No. Tu resisti. Io dura, sì, è per imperterrita. Senti, allora poi andiamo a conoscere meglio anche la scuola da dove venite, quanti partecipanti ci sono a questa scuola. Adesso proviamo a conquistare il centro della pista e vediamo se parte questa salsa. Okay, eh? Così è tutto in diretta, vediamo se parte, secondo me sì, perché c'è il nostro maestro Scabrio anche in regia. Allora, un applauso per i nostri ragazzi. Contributo musicale. Salsa! Ce l'abbiamo fatta! Quindi siamo. No, state lì, state lì. E lei, signora, non. Cioè, nonostante la giovane età, perde già le piume. Sì, ormai. Lei perde già le piume. Vabbè, ma succede, d'altra parte. E tu dopo due anni ancora niente, vergognati. No. Niente. Però se lo prende con calma, Roberto, sì, i suoi tempi. Sì. Lei le usa le piume quando balla? Devo dire che è un particolare al quale lei era molto attento. Sì, ho sì, notato. È perché era molto brava. E quindi certo, vedevo queste piume certo, che volavano, certo, svolazzavano. Anche tu comunque. Nonostante, tu, se per caso hai freddo, dico di accendere. Perché no, vedi no, che sei un po'. No. No. Anzi. Molto bene, venga, maestro. Spalle alla telecamera. Non dare mai le spalle alla telecamera. È brava. L'ha apprezzata la sì, lei sì, sì, molto brava. Sì. Io ho visto che comunque anche il maschietto aveva. No, io guardo solo. Erano la. Le prese, prendeva, cioè erano tutti prendeva, in movimento. No. Bravi. Un applauso, ci vediamo dopo, grazie.